Ciao, nel video di oggi vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto nei giorni scorsi da Primark. Con Marco siamo andati infatti lunedì a Firenze al centro commerciale Gigli e quindi ho fatto un pochino di spese. Iniziamo subito. Ho comprato un po' di maschere perché mi hanno parlato bene delle maschere appunto di Primark e le volevo testare. E ne ho prese nel frattempo queste quattro da provare. Allora, questa è all'acido ialuronico, pagata 2,50 euro. Poi quest'altra che è in tre fasi, è una maschera super idratante, sempre con l'acido ialuronico, questa qui 2,50 euro. Poi questa con la vitamina A, che è antiossidante e rinfrescante della pelle. Quindi questa qui è 2,50 euro. Quella più costosa, se non sbaglio, è questa al gel di carbone, quindi questa qui, e l'ho pagata 4 euro. Vediamo come sono, perché comunque il prezzo è molto competitivo e se appunto è buona, sicuramente quando ritorno farò una scorta epica. Ho preso questa collanina molto carina, molto delicata, l'ha pagata 2 euro. È composta praticamente da questo ciondolo più grande e poi ci sono anche questi altri due ciondolini più piccolini, tre colori, quindi consente anche di abbinarla con molti capi, diciamo, senza problemi, anche se avete già anche gioielli di altri tipo, legge di oro o di argento, e paga 2 euro. Una borraccia, questa l'ho pagata, se non erro, 3,50 euro. Ovviamente non l'ho presa per fare sport, perché io non faccio sport, ma quanto piuttosto perché ci faccio le acque aromatizzate, quindi ci metterò dentro, non so, del limone, del cetriolo, e poi quando mi sposto qui all'area video barra computer barra pranzo scusate, la posso bere senza dovermi alzare ogni 10 minuti per andare al frigorifero. Salviettine. Queste sono salviettine al tea tree oil, che aiutano la pelle a mantenersi pulita e sono studiate appositamente per le pelli comunque miste o grasse. In questo periodo estivo io comunque sto sudando come un bue muschiato e magari mi aiutano. Questo è il pacco doppio da 1,50 euro. Io queste dei Primark mi piacciono moltissimo, anche quando sono andata a Londra le ho comprate più di una volta, qui in Italia ogni volta che vado a Primark comunque le ricompro e le apprezzo molto, soprattutto perché anche il rapporto qualità prezzo è molto vantaggioso. Le protezioni per la parte inferiore dell'occhio quando si applica l'ombretto volevo provarle insieme a voi. Queste le ho pagate 1,50 euro. Un liquid lipstick, quindi un kit, questo in questo caso il colore è Astol e si tratta di un rossetto rosso e la sua matita abbinata. Il rossetto è questo qui, è molto acceso e sta bene secondo me sulle pelli o scure o comunque abbronzate. Sulle pelli chiare secondo me un pochino perde. Io vagamente sono abbronzata, non tantissimo, però diciamo quel tanto che me lo fa andare bene, e l'ho pagato 4 euro. Scarpe. Queste scarpe argentate sono delle sandalette con tacco grosso e non troppo alto, il numero è 38 e le ho pagate 14 euro. Io cercavo un paio di sandaletti così, anche argentati andava bene, ma che fossero comunque comodi e con il tacco grande e non tacco soprattutto non troppo alto, perché comunque avrò a settembre una cerimonia e penso che indosserò un paio di scarpe argentate. Ho un paio di ballerine, però volevo anche un paio un pochino più alte, e quindi comunque ho preso queste, poi 14 euro comunque un prezzo più che dignitoso. E anche la parte qui, questa parte qui, ecco, così la vedete meglio, nonostante sia un pochino a scalino, è morbida, quindi comunque non mi crea irritazione alla pianta del piede, e poi comunque ha anche una pianta abbastanza larga in modo che il piede sta bello comodo, infatti è della linea Comfort Fit, quindi queste l'ho pagate, ho detto 14 euro. Spugnette.
Allora, queste sono spugnette per il trucco, ma io penso che per il trucco non le userò quasi per niente. Penso che le userò per la nail art, perché volevo appunto riprendere a fare un po' di nail art. Sto cercando di capire come funziona Baby Boomer. Al momento non mi viene e credo che sia appunto dipeso dalle spugnette, quindi proverò anche queste. In lo sono 25 spugnette, ho pagato 1,50 euro. Poi per le scarpe, i cuscinetti quelli per la pianta del piede, un paio 1,50 euro. Poi queste sempre cuscinetti, questi invece sono per quando ci sono quei punti in cui la scarpa vi dà fastidio e vorreste staccarvi i piedi a morsi, e quindi metti questo, attutisce tutto e ti dà un po' di sollievo. Borsa, ho poi preso ovviamente una borsa, perché vai da Primark, non prendi oltre un paio di scarpe anche una borsa, non si può. Allora ho preso questa borsa qui, mi è piaciuta molto perché oltre ad essere la borsa principale ha anche la sua pochettina che può essere utilizzata magari per la sera, ha sia le maniglie sia la tracolla, e all'interno, vediamo la mostra, ha una tasca principale, quindi questa qui, una tasca chiusa con zip dove poter mettere cellulare e varie cose, e poi la tasca più grande. Non ha tasche più piccoline, ma tanto io non le utilizzo mai perché le cose riescono sempre. E poi ha questa tasca davanti, ha queste due nappine che sono carine, fanno folklore, e basta. Molto carina, e l'ho pagata, se ricordo bene, 16 euro, quindi comunque un ottimo prezzo. Da Primark ho comprato poi una serie di camicie. Iniziamo. Allora, questa è una camicia bianca semplicissima, lineare, proprio senza alcun fronzolo, le maniche scendono normali, dritte, con il loro polsino e il bottoncino di finta madreperla, quindi molto normale, classicissima. Questa l'ho pagata 9 euro. Poi andiamo avanti. Altra camicia. Allora, ho preso quest'altra camicia, questa è in ovviamente le maniche stanno messe al contrario. Questa è esattamente la stessa linea della camicia, però è verde petrolio e ha tutte queste aspettate, tutte queste volpette disegnate, le ho trovate molto molto graziose e molto deliziose. Pure questa, appunto, come l'altra camicia bianca, l'ho pagata 9 euro. Poi altra camicia, questa è leggermente differente, aspettate che la metto a posto. Altra camicia, allora questa è un po' differente, ha infatti lo scollo un po' più profondo, ha questi finti bottoni qui sul lato e qui da quest'altra parte, con queste asole così, aspettate, così, eccole, quindi sì, deve infilare il bottone, e è molto più carina, molto più romantica, un pochino più tra virgolette forse elegante. Comunque la trovo molto molto carina. Questa, a differenza di quelle altre, viene 13 euro, e ha questa fantasia con i fiorellini rossi, blu, rossi e blu, sì, è molto carina. Andiamo avanti. Una maglietta, una semplicissima maglietta nera, da poter mettere anche come sottogiacca o per fare un po' di camminata, una passeggiata, così semplice, senza fronzoli. Questa 3,50 euro. Una camicia, e poi siamo a una giacca, anzi, e poi stiamo all'ultimo pezzo. Era in saldo e l'ho pagata 14 euro, stava di partenza 25 euro. È una giacca rosa, così, un po' stropicciata, con vabbè, il suo rover qui, le maniche semplici con un bottoncino argentato, una normalissima giacca, giusto il colore un po' salmonato gli dà un punto un pochino più di particolarità. Poi ovviamente non potevo non comprarlo, c'era un profumo che si chiama Bright to Be, sono quanti microlitri?
sono 20 ml per pagato 3 euro credo, e ovviamente non potevo comprarlo, non comprarlo considerando che mi sposo ad ottobre, e ha una profumazione molto molto dolce, molto con una nota anche di talco. Non è la tipologia di profumazione che mi piace spesso, però ad esempio magari in inverno la uso un pochino, la posso usare un pochino di più, perché appunto è più col fatto che fa meno caldo, è meno opprimente, e quindi appunto l'ho presa. Quindi questi sono tutti i prodotti di Primark che ho acquistato. Una delle maschere credo che l'ho già selezionata, la utilizzerò insieme a voi, la testerò insieme a voi, e basta per questo video, abbiamo finito. Se c'è qualche capo che magari volete vedere indossato, fatemelo sapere, che magari lo metto in qualche stories o faccio un video su Instagram. E per il resto un saluto, ciao!